Ben ritrovati a tutti sulla Voce di Novara. Siamo arrivati alla fine della prima settimana dopo la ripresa del nostro spazio quotidiano degli editoriali dopo la pausa estiva. Riprendiamo anche in questo senso il fatto di dedicare il venerdì a argomenti più, diciamo così, leggeri, guardando al fine settimana che abbiamo davanti. Oggi ne approfittiamo per parlare per qualche istante di noi, del nostro giornale, perché è opportuno e giusto darvi qualche informazione su alcune cose nuove che stanno per arrivare e che nelle prossime settimane, prossimi mesi, caratterizzeranno appunto la nostra attività quotidiana. Mi concentro in particolare su una, perché in realtà questa è una sperimentazione che abbiamo già portato avanti durante l'estate, che stiamo rafforzando e che già da questo fine settimana sarà diciamo più o meno consolidata nella sua forma definitiva, probabilmente ancora con qualche aggiustamento a breve. Il tema è questo: la lettura, il tempo della lettura dei giornali in genere, dei giornali online in particolare, è un tempo molto rapido, è una lettura istantanea, lo vediamo dalle nostre statistiche, ci sono moltissime persone che arrivano sulla pagina della Voce, le notizie ovviamente, soprattutto quelle di cronaca, vengono lette in tempo ristretto, come è giusto che sia, e così accade un po' per tutti. Ci sta a cuore però l'idea che il tempo che dedicate, che dedicate alla lettura del nostro giornale possa essere anche dilatato in alcune situazioni. Allora abbiamo pensato che la giornata migliore per potervi offrire opportunità di lettura più rilassata, meno travolta dai ritmi della giornata quotidiana, possa essere la domenica. La domenica, che è tradizionalmente anche nella storia della stampa, voi sapete che il nostro gioco tra passato e presente, con la Voce che recupera appunto un'antica testata ottocentesca novarese, ma la riaggiorna ai tempi nostri, è un gioco che ci piace molto. Allora ci piace molto anche immaginare la domenica come il giorno degli approfondimenti e delle letture più rilassate. Ecco, per cui già lo avete visto un po' durante l'estate, lo vedrete già da questa domenica, e andrà avanti così, diciamo, rafforzandosi sempre più questa dimensione. Nella giornata della domenica sulle nostre pagine troverete soprattutto, poi non esclusivamente ovviamente, ma soprattutto le rubriche, gli articoli di approfondimento, gli articoli storici, le storie della città, del passato, i personaggi, le interviste di un certo tipo, le storie della domenica, le chiameremo così, con l'idea che Guido, per esempio, all'inizio, agli albori della stampa quotidiana, l'idea per esempio dei romanzi d'appendice, cioè il fatto che nel fine settimana venivano pubblicate addirittura opere letterarie che venivano pubblicate a puntate, e i lettori, che la domenica avevano un po' più di tempo da dedicare allo sfoglio del giornale, si gustavano anche questo tipo di romanzi. Noi non abbiamo un Alexandre Dumas da offrirvi, ma abbiamo le nostre firme e quelle di molti collaboratori, cresceranno ancora da questo punto di vista. Quindi già da questa domenica, con la Voce, uno spazio più dilatato e rilassato per la lettura di vicende, di cose, di approfondimenti a cui ci piace che voi possiate dedicare un pezzetto della vostra domenica. Ci rivediamo quindi, come ogni giorno, sulle nostre pagine con ore 13. L'appuntamento è a lunedì alla stessa ora. Buon fine settimana a tutti.